Le spiagge più belle del mondo. Il Portogallo ha le spiagge più belle del mondo per vari motivi. Innanzitutto perché sono spiagge in mezzo al verde. In secondo luogo sono gigantesche, ma in terzo luogo sono anche variegate. Quindi abbiamo spiagge che si caratterizzano per essere gigantesche, spiagge che si caratterizzano per avere l'erba che arriva fino sulla sabbia, tipo Praia do Amado, o questa, Praia de Cordoama, per cui oltre ad avere una lunghezza considerevole, dopo faremo vedere anche l'altro pezzo che finisce a Praia do Castelo. Questa addirittura ha delle colline che degradano con un verde intenso, da cui partono dei sentieri simili a Pian de Resinelli, i sentieri di montagna, solo che sei attaccato all'oceano, attaccato alla spiaggia. Prima ho fatto quel sentiero e ti porta qua dietro, sempre salendo. Dietro ci sono ancora altri sentieri. Sono Max Gaetano, in Portogallo, a testare i microclimi migliori della Spagna e del Portogallo, cioè migliori d'Europa. E qui siamo in zona Algesur, Carapatera, Algesur, Rogil, famosa in tutto il Portogallo e no, non molto conosciuta in tutto il mondo per la famosa patata di Rogil, la patata di Algesur, la patata di Monchique, che è una patata dolce molto molto particolare. Ricordiamo che la patata normale ti alza l'indice glicemico e ti fa malissimo. La patata dolce invece ha tutta una serie di caratteristiche positive, tanto è vero che la popolazione più sana al mondo, cioè quella che fino agli anni 60 viveva ad Okinawa, prima della nipponizzazione col pesce e della occidentalizzazione con la carne, era proprio quella dell'isola di Okinawa, la cui alimentazione è sempre stata, almeno dal 1700, da quando hanno importato dalla Cina la patata a polpa viola, detta appunto patata di Okinawa. Questa popolazione è stata sempre la più sana al mondo, in base anche all'analisi del sangue, al dehidropiandrosterone, cioè il precursore del testosterone, altissimo per i centenari sani, non centenari rincoglioniti, tipo quelli italiani, malandati, senza denti, centenari sani. Okinawa, la cui alimentazione base è sempre stata frutta, verdura e patata dolce, la cosiddetta batata. E dagli studi di Wilcox poi è emerso appunto che non c'era, cioè un consumo di carne solo durante delle festività demenziali, quindi l'1% anno, quindi praticamente lo zero. Quindi patata dolce e frutta e verdura. Questa è la popolazione più sana al mondo. Tutte le altre zone blu vengono 1000 anni dopo rispetto all'essere sano, e per non parlare di quelle che non sono neanche zone blu, tipo gli Hunza, che non c'è nessuno studio serio. La seconda zona blu al mondo è Loma Linda in California, e guarda caso sono vegetariani e vegani. La seconda zona blu per essere sani, popolazione sana. Non è la longevità che conta, perché la longevità ci sono gli zombie, ci sono gli allettati, ci sono i rincoglioniti, cioè non ha nessun significato la longevità. È l'essere sano che conta. Popolazione più sana al mondo, Okinawa. Comunque, torniamo ai microclimi invernali migliori d'Europa. C'è la Spagna, c'è l'Italia. L'Italia solo per la Sicilia, la Spagna per l'Andalusia e il Portogallo per l'Algarve. E comunque tutta la zona sotto Lisbona ha un microclima buono. Certo, i top sono la provincia di Alicante e la Spagna mediterranea, ma anche la Spagna oceanica con la provincia di Cadice, in particolare Ciclana della Frontera e tutte quelle zone
Qui prosegue la spiaggia di Cordoama, che ripeto, una delle più belle del Portogallo, per queste caratteristiche di collina ultraverde che degrada fino alla spiaggia. E se non sbaglio c'è poi Praia do Castelo subito dopo. Con la bassa marea si può fare tutto a piedi. Adesso qua non si vedono bene, ma ci sono anche parecchi sentieri per salire e scendere dalle colline, soprattutto dietro di là e di là. Adesso qua sulla collina si sentirà il vento, immagino.